Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi parliamo di Benedikt Ovetes, perché mi pare giusto parlarne ora dopo la partita che ha fatto la scorsa domenica e dopo comunque quello che potrebbe essere lo sviluppo nel calciomercato di qui ai prossimi mesi. Innanzitutto parliamo di un giocatore che ha avuto molta sfortuna. Quest'anno ha giocato due partite, fino ad ora due partite, una col Crotone e una un giorno dopo con la Sampdoria, e ha avuto tanti tanti infortuni. Complice sicuramente la gestione fatta male, la sua gestione degli allenamenti appena arrivato a Juventus, visto che ha appena avuto da poco un infortunio con lo Schalke e si è catapultato subito in quello che era l'allenamento di agosto della Juventus, che sappiamo con Allegri è anche molto duro in certi versi. Quindi evidentemente è stato gestito male un po' questo approccio qua e la cosa ha avuto ripercussioni su quella che è stato poi l'andamento fisico durante la stagione. Detto questo però sembrerebbe che per ora si stia rimettendo in sesto, un po' tardino, ma ovviamente è meglio tardi che mai. Un giocatore che secondo me ha dimostrato anche nell'ultima partita quanto sia forte. Tralasciando il gol, il senso della posizione, è un giocatore molto duttile che sappiamo fare il terzino e in questo frangente di campionato serve come l'oro visto che De Sciglio in teoria ha finito la stagione e quindi si potrebbe tranquillamente alternare con Lichtsteiner. E può fare anche il centrale che è una cosa sempre molto buona. Quindi come giocatore è l'ideale per Allegri che talvolta vede nei giocatori duttili una chiave di forza, dei giocatori insomma, indispensabili, che sappiamo Allegri li posiziona talvolta gli stessi giocatori in più posizioni, perché predilige un po' la duttilità dei giocatori. Quindi Ovetes per quanto riguarda il reparto difensivo e la tipologia di difensore è perfetto, perché è un po' un terzino bloccato, diciamo così, che fa meglio di Barzagli, che ha più spinta in avanti e che sicuramente difende molto bene perché è un difensore a tutti gli effetti. Quindi Ovetes con profilo non si discute e ha fatto vedere per quello che ha fatto vedere, che ha potuto far vedere di essere un giocatore di esperienza totale, un campione del mondo, un giocatore sul quale dubbi dal punto di vista tecnico-tattico non se ne hanno. Gli unici dubbi che permangono sono quelli sul discorso fisico, perché ragazzi, parliamoci chiaro, per quanto un giocatore possa essere forte, se non gioca perché non sta bene è inutile, è alla pari di un giocatore ovviamente non forte che gioca. Quindi diciamo che ragazzi il discorso fisico potrebbe essere un grande paletto per il suo riscatto. Sappiamo che tutto il discorso, tutto il trasferimento potrebbe costare comprensivo di quello che è stato il prestito oneroso sui 13 milioni, adesso non mi ricordo la cifra esatta, ma parliamo di tra 10 e 15, quindi quella fascia di prezzo là. Un pensierino io ce lo farei, nel senso che sono prezzi molto abbordabili, un giocatore di 30 anni, di grande esperienza, che è capitano, ex capitano dello Schalke, quindi parliamo di un giocatore non l'ultimo arrivato. Però anche è anche vero che la Juventus deve fare i suoi conti. Io personalmente spero che venga riscattato a queste condizioni, poi ovviamente la Juventus credo che un pensierino potrebbe farcelo se il giocatore dovesse convincere. Il primo che da qui alla fine dell'anno non si infortuni ancora, perché chiaramente si spera che perlomeno le ultime 6 partite più la fine di Coppa Italia le faccia, cioè le faccia non che giochi sempre chiaramente, ma che sia disponibile nel momento in cui ce ne fosse bisogno. Quindi questo è un punto importante, cioè di qui alla fine devi dimostrare di sapersela fare, anche se ha avuto un background mentre l'infortunio è molto pesante. E questo è uno, ma comunque la Juventus ha ritrovato giocatori tipo Khedira che fino all'anno scorso erano infortunati molto spesso, 2 anni fa proprio sempre, e quest'anno praticamente infortuni non ne ha visti neanche uno praticamente. Quindi vuol dire che dal punto di vista della crescita fisica e tutto quanto, lo staff ha lavorato bene con lui, con dei programmi di allenamento personalizzati, con delle cure giuste, quindi evidentemente è recuperabile anche Ovetes, che comunque non ha avuto infortuni molto gravi Ovetes. Ha avuto tanti infortuni di lieve e media entità che hanno condizionato un po' il suo andamento. Quindi questo è uno. E seconda cosa, secondo me, di trattare, commentando anche quelli che sono i buoni rapporti con lo Schalke, il prezzo, perché chiaramente dopo un anno non puoi chiedere lo stesso riscatto che avevi chiesto all'inizio, contando che farà alla fine dell'anno quante? 5 presenze, 4 presenze, quindi ragazzi, parliamoci chiaro, ok, la cifra è molto buona per il valore del giocatore, ma per quello che ha dimostrato quest'anno dal punto di vista fisico non lo è più. Quindi contando i buoni rapporti, o un rinnovo di prestito con un riscatto che non è più, non so, 10, 12, ma è a, non so, 8, 7, o una cessione già adesso, quindi un acquisto della Juventus, già a prezzo ridotto. Quindi io spero che Marotta faccia questa cosa qua, perché a me dispiacerebbe moltissimo che andasse via Ovetes, perché è un giocatore che secondo me può dare molto e che ci è mancato molto quest'anno, contando che De Sciglio, anche lui ha avuto problemi di infortuni qua e là. Quindi sono le due condizioni. Con lo Schalke c'è un buon rapporto, sappiamo anche del prestito appunto di Piazza allo Schalke che si sta valorizzando molto là e spero che torni, che non ci siano sorprese perché Piazza secondo me deve prendere, non dico da titolare il posto, ma deve prendersi un posto nella squadra il prossimo anno da esterno, quindi secondo me su questo non c'è dubbi. Poi
A forza di questi buoni rapporti, anche magari per altri, non so, acquisti, cessioni tra di noi, perché i giocatori del Schalke ce ne sono anche di molto buoni spesso, e noi sicuramente qualcosa da dargli abbiamo sempre, spero che Obedes vada a finire in questa maniera qua. Detto questo, spero che la cosa vi interessi. Qui sotto scrivete le vostre opinioni circa i giocatori, quella che dovrebbe essere secondo voi il suo futuro. E ci vediamo al prossimo video, che sarà quel che sarà, cioè domani, che è mercoledì. Come sempre, Forza Juve, e alla prossima. Ciao! Paura, paura.